Oddio, no, vabbè, non puoi immaginare, c'è la neve dappertutto, è bellissimo, sta tipo nevicando da ore, è stupendo, cioè io sono qua davanti alla TV e che sto leggendo il libro ed è tutto così, oh mio Dio, così magico. No, vabbè, l'inverno è bello, cioè, è che sai, fare la spesa in inverno, sono caduta ieri, mi sono fatta male. No, vabbè, bellissimo, magico, sì, vabbè, ovvio, sì. No, no, però è bello, cioè, è sempre carino, fa freddo cane, mi si congela la faccia. Però bellissimo, è bellissimo, adoro, voglio vivere qua per sempre. Ma che magico, ma di cosa stai parlando? Sì, no, ma lo so. Sì. No, vabbè, ma io le foto su Instagram le metto per pura finzione, per ingelosire un po' gli altri che non vedono l'inverno da tutta la loro vita. Devo pur fingere, no, di star bene in un paese dove mi si congela la faccia, non credi? Sì, madonna, sto benissimo. La mia macchina è morta. Non si accende più. Ma che utilità è avere una macchina quando non si accende? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per parlare nuovamente dell'inverno canadese. Oggi parleremo di quelle cose, tipo delle quelle gioie pazzesche che l'inverno porta. Perché nonostante l'inverno sia una magica stagione che io amo, ma l'amo tantissimo se sono in casa mia sul divano, sì, quindi diciamo che il titolo di Gioie dell'inverno è ironico, è puramente ironico, se non si era capito. Voglio fare semplicemente una, come si dice, un disclaimer, non so se sia neanche un giusto dire questa parola in questo caso, però siccome qua la gente prende un po' troppo seriamente le cose che io dico nei miei video, cioè nel senso ci sono cose serie che dico nei video, ma ci sono tante cose che io le dico con tanta ironia. È uno dei video in cui io sono molto 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 ironica, il video su cosa pensano i canadesi degli italiani, dove la gente mi ha preso un po' troppo sul serio, mi ha preso un po' troppo alla lettera, e siccome quel video continua ad avere views e la gente non capisce molto il messaggio di quel video, se per caso siete qui e questo è il vostro primo video, voglio dirvi una cosa su di me. Sono una persona molto sarcastica e racconto le cose in maniera molto agitata e molto ironica, come l'avete capito. Quindi per favore, quando dico delle cose, faccio degli sketch o non lo so, in generale quando dico delle cose, fermatevi un attimino a pensare che magari quella cosa è detta in maniera scherzosa e non offensiva, perché a me il Canada piace tanto, i canadesi sono le persone più gentili del mondo, e non sono ironica, quindi diciamo che io non oserei mai offendere un paese. E poi se lo facessi, secondo me si capirebbe un pochino di più che sto offendendo un paese. Okay. Quindi, finito questo disclaimer, che non so neanche se sia la parola giusta da usare, passiamo alle gioie invernali. Bene, allora, primissima gioia invernale, come avete visto dall'inizio del video, l'amore per l'inverno è inversamente proporzionale al tempo che sto passando qua. Quindi praticamente mentre il primo inverno, quando sono arrivata in Canada, ero tipo eccitatissima per l'inverno ed ero bellissima, e nonostante ci fossero meno 40 gradi io ero felicissima perché che bello l'inverno, adesso le cose non sono così. Non sto dicendo che odio l'inverno adesso, per carità, però adesso mi pesa molto di più. Quindi mentre all'inizio era facile, mentre all'inizio la prendevo molto alla leggera questa cosa di andare a fare la spesa con l'inverno, cadere per terra, sacchetti che si spaccano, la tua marmellata che va in mezzo alla strada e viene schiacciata da una macchina, true story, adesso le cose, nonostante io abbia la macchina, l'inverno mi sta un po' sulle palle e vi dirò un po' di motivi. Prima cosa, ti svegli al mattino e la tua macchina è coperta di neve. Pronto? No, io non entro a lavoro oggi, perché la mia macchina è piena di neve. In che senso devo pulirla? No, no, non ci penso nemmeno, io aspetto che arrivi la primavera, che si sciolga la neve e poi vengo al lavoro. Sì, ciao. Questi tre inverni, è cambiato che questo inverno è il primo inverno che ho la macchina. E direte voi, beh, la macchina, cioè cosa c'è di meglio di avere una macchina? Sì, se vivete in Italia, certo, ma se vivete in Canada, no. Che fa freddo in questa macchina! Cazzo, riscaldamento di merda! Che pulirò la macchina? Un'altra cosa è
L'inverno qua è bipolare, devo dirla, è bipolare tipo Ian Gallagher. Insomma, praticamente ci sono delle giornate in cui tipo c'è un sole pazzesco, si sta da Dio, che ogni tanto non ho neanche bisogno del mio piumino gigante, e il giorno dopo ti svegli che ci sono tipo 10 metri di neve. Sono pronta per affrontare un'altra giornata. No, 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 no. Un'altra bellissima gioia dell'inverno è il freddo. Cioè, è proprio il freddo. Non so se avete mai visto su internet quella cosa del tizio che c'ha un caffè che è praticamente è diventato tipo un blocco di ghiaccio. Beh, quello non è uno scherzo, quella cosa è proprio vera. La mia unica gioia è il caffè. Cioè io vorrei che fosse un'invenzione, invece no, anche a me è capitato che il mio caffè si congelasse, magari non si congela nei primi 2 minuti in cui esci dal bar, però se lasci il tuo caffè all'interno della tua macchina per la notte, sicuramente il giorno dopo ti troverai con un bel ghiacciolo al caffè. Un'altra bellissima gioia dell'inverno è che la tua vita sociale, quella poca vita sociale che hai, sparisce. Cioè sparisce, nel senso, se siete delle persone che amano andare fuori a prescindere dalla tempesta, dalla pioggia, dal freddo, dal caldo, beati voi. Io invece sono una persona che quando arriva l'inverno sono un orso, cioè io voglio stare a casa mia, non voglio uscire e non me va. Ciao. No, stasera non ho voglia di uscire, no. Devo studiare, sì, sai com'è. Sì, ho finito la magistrale. Beh, allora devo prendermi cura del mio gatto. No, non ho un gatto, hai ragione. E senti, fanno meno 30 gradi, cioè secondo te quanta voglia ho di uscire fuori e congelarmi la faccia e il culo? No, secondo te? Per fortuna che ho la macchina, se non avessi la macchina sarei ancora più pigra, sarei proprio solo il pensiero di andare fino alla fermata dell'autobus freddo ad aspettare l'autobus e andare nel posto e poi ritornare a casa a prendere un altro autobus. Mi fa addormentare direttamente, cioè mi fa andare sotto le coperte direttamente a prescindere. La bellissima gioia dell'inverno sono le attività, appunto la vita sociale e le attività che farete durante l'inverno. Nel video in cui parlavo delle attività invernali sembrava che io facessi tante di quelle cose durante l'inverno, che non è vero, cazzo. Certe cose le ho fatte, ma tipo ne avrò fatte tipo 2-3 attività a inverno. Questo è il terzo inverno, quindi fate conto che tipo quelle cose che io ho detto, che alcune non le ho neanche fatte, ma erano solo delle attività che si possono fare, praticamente ho fatto 2-3 cose durante l'inverno, poi basta, cioè il mio inverno è nel letto con Netflix. No, ho visto che tipo fa freddissimo in Canada, cioè, ma tu sei praticamente tutto il giorno in casa, cioè non puoi uscire con quel tempo. Ma stai scherzando? Cioè io ogni weekend faccio un'attività, ma stai scherzando? Cioè, non è che il freddo adesso mi impedisce di vivere. Cioè, esco, vado a fare passeggiate, vado a pattinare. Cioè, mica sto in casa chiusa, cioè, dai. Wow! Netflix! Yes! Domenica! C'è il sole fuori, però potrei uscire. Sì, certo, sì. Cos'è? Magari domani dove vado anche a sciare? Un'altra bellissima cosa dell'inverno è cadere per terra, perché sapete la cosa bellissima che succede in Canada? Allora, c'è questa cosa bellissima che di notte le strade si congelano, ok? Ci si forma il ghiaccio. Ed è, non è bellissimo, anzi è proprio una cosa brutta, se sei in macchina devi fare veramente tanta attenzione. E poi, mentre le strade sono piene di ghiaccio, nevica. Una sera decide di nevicare, bene, perfetto. Voi vi siete il giorno dopo che c'è neve dappertutto, sei tipo bellissimo. Però sotto la neve c'è il ghiaccio. Quindi praticamente voi non ve l'aspettate questa cosa, però una volta che avete delle scarpe di merda o che mettete male un piede o che semplicemente state scendendo, vi rompete tutto. Però voglio essere anche buona e voglio dire che l'inverno dà delle gioie ogni tanto, ok? Prima di tutto
I paesaggi sono bellissimi, c'è poco da fare. I paesaggi in Canada, ci sono due stagioni che sono bellissime: la stagione dell'autunno e la stagione dell'inverno. Quindi giustamente per le persone che amano fare attività tipo sciare, cose, bla bla bla, è la stagione perfetta. Se non amate il freddo, siete fregati. Io per esempio il freddo lo amo, il problema è che proprio sono pigra. Cioè più diventi vecchio, più diventi pigro. Non so, cioè io mi ricordo quando al liceo mi dovevo svegliare ogni giorno dal lunedì al sabato alle 6 per andare a fare lezioni, per tornare a casa a studiare, e la domenica dovevo sempre studiare, eppure non so come ho fatto. Cioè onestamente io adesso che ci penso non ce la farei mai a fare una vita del genere di nuovo. Quindi ragazzi, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando non odiate l'inverno canadese, perché l'inverno è molto bello, cioè quando nevica io sono felice come una bambina, poi mi ricordo che devo andare a lavoro e mi passa la felicità, però mi raccomando, se dovete visitare il Canada dovete farlo assolutamente in inverno perché è bellissimo, poi ovviamente la gente invidia tantissimo, oddio che bello la neve, oddio anch'io vorrei la neve, poi in realtà secondo me metà di quelle persone che mi dicono che amerebbero avere l'inverno del genere in Italia creperebbero subito, non uscirebbero di casa manco se li pagano. Fatemi sapere se voi vivreste in un inverno canadese del genere almeno per un anno. Ormai la mia luna di miele, come si dice, la mia luna di miele con l'inverno canadese è passato, cioè non c'è più la luna di miele, cioè tipo sono io che mi sveglio la mattina e guardo, cazzo, è nevicato di nuovo, devo pulire la macchina, oh mio Dio, la mia macchina non parte, oh mio Dio, devo pulire la macchina di nuovo, insomma questo genere di cose. Quindi noi ci vediamo la prossima volta, ciao!